stile va in bici, il valore della famiglia e ancora curcuma contro l'indigestione. Questa è Newsroom, le nostre notizie al mondo. Stile va in bici. E questo è lo slogan che racchiude le centinaia di iniziative ed eventi sulle due ruote in programma nelle città di tutta Italia dal 16 al 22 settembre in occasione della 10ª edizione della Settimana della Mobilità in Bicicletta, targata FIAB, un evento che si colloca all'interno della European Mobility Week. Ai microfoni di Pop News, Luca Polverini, consigliere nazionale della Federazione Italiana Ambiente Bicicletta, racconta di cosa si tratta. Un evento che appunto è istituzionale a livello europeo, quindi viene promosso dall'Unione Europea per sensibilizzare prima di tutto le amministrazioni locali. Si rivolgono molto anche a livello diretto delle pubbliche amministrazioni per promuovere almeno per una settimana quelle che chiamano good practice per la mobilità, quindi le attività positive per invitare le persone ad usare il mezzo pubblico, andare a piedi, fare condivisione di auto se non si può fare a meno o muoversi in bicicletta. Da questo FIAB ha fatto fra virgolette propria la Settimana Europea della Mobilità, declinandola come Settimana Europea della Mobilità in bicicletta, per cui per noi il focus principale è quindi la bici, e su quello noi decliniamo tutta una serie di iniziative che sono appunto volte non soltanto a mandare le persone in bici, ma a responsabilizzare le persone su un miglior modo di utilizzare i mezzi di trasporto, risparmiare energia, risparmiare spazio pubblico e vivere in un ambiente più sano e anche più sicuro. Molte le iniziative della settimana, ma l'obiettivo principale rimane quello di sensibilizzare i cittadini e avvicinarli alla bicicletta, che è molto più di un mezzo di trasporto. Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. Cambiano gli amici, ma non tradiscono la famiglia. Uno studio condotto in Cornovaglia, parte del decennale Cornish Jackdaw Project, fornisce nuove informazioni su come gli animali gestiscono le relazioni sociali. In questo caso parliamo delle taccole. Gli scienziati hanno sottoposto le taccole selvatiche a un esperimento. Le hanno divise in due gruppi e solo gli uccelli dello stesso gruppo avevano accesso alle mangiatoie dove si trovavano i vermi della farina. Gli animali hanno ben presto capito il meccanismo di funzionamento per ottenere il cibo. E se gli uccelli si dimostravano disponibili a cambiare il gruppo di amici per far aprire le mangiatoie, il comportamento cambiava nel caso di figli o parenti. Gli animali, pur di non lasciare la loro famiglia, erano disposti a soffrire la fame. Basta medicinali, per trattare l'indigestione è sufficiente la curcuma. A dirlo uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Evidence Based Medicine. I ricercatori hanno studiato 206 pazienti di età compresa tra i 18 e i 70 anni, con disturbi di stomaco ricorrenti. A un gruppo è stata data la curcuma, a uno un farmaco e all'altro entrambi gli elementi. Gli scienziati hanno scoperto che la curcumina, il composto naturalmente attivo della curcuma, era sicura e ben tollerata e che i pazienti di tutti e tre i gruppi dimostravano un miglioramento simile dei sintomi. Saranno necessari studi più ampi e a lungo termine, ma senza dubbio questa è una ricerca da cui partire.